Se volete preparare una torta come questa, dovete prima fare una glassa come questa. E sapete qual è uno degli ingredienti fondamentali di cui avete bisogno? Il glucosio. Francamente, ho sempre difficoltà nel reperirlo e quando lo trovo costa sempre troppo per i miei gusti. Ecco perché preparo il glucosio a casa da sola. È così facile da fare che resterete senza parole. Procuratevi un pentolino dal fondo spesso e versateci dentro l'acqua, il succo di limone filtrato e per ultimo lo zucchero. È importante versare sempre lo zucchero semolato sui liquidi, perché in questo modo non brucerà durante la cottura. Mettete il pentolino sul fuoco e senza mai mescolare, fatelo cuocere a fiamma medio-bassa fino ad arrivare a 105 gradi. Raggiunta questa temperatura, togliete il pentolino dal fuoco e solo in questo momento mescolate velocemente. Versate il composto in un contenitore di vetro e lasciatelo raffreddare a temperatura ambiente senza mai coprirlo. Mi raccomando, chiudetelo ermeticamente solo quando si sarà completamente raffreddato. Dopo 24 ore il glucosio sarà pronto. Potete conservarlo per mesi in un ripiano della credenza per averlo sempre a disposizione. Nei prossimi video vi mostrerò come utilizzarlo per preparare torte moderne belle come questa. Nel frattempo io faccio una pausa con latte e i miei biscotti da inzuppo. Buona merenda! Da gusti diversi!